Giuseppe Volpecina, la mostra Dios un anno dopo, un modo affettuoso con le maglie, con le immagini per ricordare Diego. Sì, ho visto che sono maglie bellissime, tu mi hai chiesto una maglia, ma io quella di Diego non te la do, mi dispiace, sono egoista, anche se i miei figli me l'hanno già sequestrata, però vedo che sono delle maglie molto belle e poi mi sembra anche giusto ricordare il grande amico nostro. Ecco, appunto, un anno fa purtroppo se ne andava, quasi non, difficile credere che non ci sia più. Sì, ancora non ci crediamo, sembra veramente, non sembra vero, però la realtà è dura da credere, però comunque la vita è questa, si va avanti, però comunque alla fine Diego è indimenticabile, è impossibile dimenticarsi di lui. Non ti chiederò del gol alla Juventus famoso per il quale tutti ricordano Volpecina, ma Volpecina ha fatto anche tante altre cose, però c'è un ricordo magari umano di Diego che conservi? No, Diego era fantastico con noi, io lo dico sempre in tutte le interviste, la sua umiltà è in mezzo al campo, lui mai un rimprovero per i compagni, è sempre, ci ha sempre sostenuti anche quando noi mortali, comuni mortali, sbagliavamo facilmente, anche spesso. Lui ci ha sempre incoraggiato, quindi ci ha sempre sostenuto, quindi ti dava una certa tranquillità e tu sbagliavi di meno. Lui era, su questo era molto intelligente. Facciamo anche un piccolo commento sul Napoli attuale, c'è questa gara con la Lazio, c'è un momento un po' di crisi per le due sconfitte consecutive, o più che altro di difficoltà, se ne viene fuori o le assenze pesano? Ma ne verremo fuori sicuramente, perché comunque la squadra rimane forte. Certamente con queste assenze sono assenze importanti. Con la Lazio possiamo vincere comunque, perché è un'ottima squadra, vogliono recuperare un po' in classifica, perché anche loro quest'anno non stanno andando come speravano. E quindi, però comunque resta sempre una squadra tosta da affrontare, però noi abbiamo comunque sempre le carte in regola per poter vincere, e la vittoria è importante perché oltre ai 3 punti per non perdere altro terreno, anche moralmente, perché dobbiamo chiudere questa fase, diciamo, negativa e riprendere il cammino iniziale. In ogni caso, viva Diego! Sempre viva Diego!